Allora, a parte il freddo che fa, sono le 9, non guardo, fa ancora freddo. Ma stavolta la felpa non me la sono messa. Da qui inizia una lunga passeggiata. Sto provando con le scarpe da trekking per vedere se con i calzini più sottili e senza solette se vado meglio. Oggi relax, veramente sto posto ti fa rilassare in un modo impressionante. L'unica cosa, purtroppo, quest'anno ho fatto molti errori di calcolo, che l'ho messo il 15 d'agosto. Si ingresso in questi sentieri più secondari, non trovo gente, ma ci sono dei punti che devo passare e sicuramente ci sarà confusione di macchina, polvere e gente che urla, perché pure anche qua urlano. Io di solito durante tutto l'anno mi pianifico man mano, raccolgo informazioni per 5-6 mesi, poi mi fermo e incomincio a fare le pianificazioni, tutto è tutto un lungo studio per vedere le distanze, gli itinerari, quante cose posso fare durante un giorno. E un paio di mesi prima deve essere già finito, in modo che se voglio fare un altro controllo o qualcosa, invece io ho finito scarpe circa un mese prima, poi tra controlli e altre cose che mi sono accorto di errori, e sto fatto, non ci ho pensato. Sono enormi gli scarafaggi qua. Ecco qua, da qua inizio il mio sentiero. Me ne vado all'interno della foresta, che è una foresta stupenda. Area picnic Archetton, ma non ci vado ad Archetton. E inizio ad entrarmi nella foresta. Mi hanno avvisato solo una cosa, spero che qua siamo abbastanza bassi, non dovrebbe succedere. Però mi hanno detto che quest'anno sono scesi dalle montagne alte orsi e lupi. Spero davvero che non mi capita, perché se no è un vero problema. Ambedue gli animali sono, se vogliono, possono essere pericolosi. E non so cosa fare. Allora, da qua in poi mi posso addentrare all'interno della foresta, sia di là che di là. Per il momento mi faccio il giro prima di là. Diciamo che mi faccio il giro più lungo. Questo arrivo in una bella foresta, cioè fa tutto un giro particolare. Arrivo a un certo punto, vado a finire nel Friuli, poi mi torno indietro perché i sentieri finiscono. E poi mi faccio un giro di circa 5-6 km tra vie sterrate e vie asfaltate per tornare indietro. Vedo come va, se mi devo cambiare le scarpe, e poi ricomincio. Tantissimi altri sentieri ancora. Ho appena incontrato un personaggio, non avevo mai visto in azione. Una di quelle persone che si mettono per ore e ore con un. C'avevo un super cannocchiale, mai visto cioè un obiettivo così grande davanti alla macchina fotografica. Ha domandato che animali stava fotografando, mi ha detto che lui sta fotografando le volpi, almeno per il momento. Gli ho detto il fatto che mi hanno detto dei lupi e gli orsi, ha detto no, va tranquillo, qua di sta del tempo.
Impossibile, è difficile. Speriamo. Adesso devo fare questo sentiero. Da giù, alla fine di questo sentiero, è dove io ho visto una volta i cerbiatti. Andiamo a vedere se sono più fortunato io. Ci sono delle impronte di, spero che siano escrementi di vacca. Sono uscito dalla foresta, sono quasi a un sentiero che mi porta giù. Qua devo stare solo attento che qua è molto scivoloso, ce la conosco, e mi porta giù su una strada sterrata. Giro a destra, scusate, ma ci sono gli animali che si stanno approfittando di me. Giro a destra, me ne vado per una, continuo per la foresta. Dovrebbe appartenere ancora a questa foresta, però a un certo punto sulla mappa mi segna il confine, come se andassi a finire nel Friuli, cioè no, come anche per poco, ma ci vado a finire. Poi arrivo a un certo punto, finisce il bosco, o meglio finisce il sentiero che hanno fatto. Tempo di una piccola pausina, come faccio di solito, mi torno indietro e mi faccio tutta la strada sterrata. Invece no, non salgo più di qua, tutta la strada sterrata che duro per un po', vedendo baite, ah, sono cavalli, vedendo baite, mucche, tante altre cose belle, e me la faccio fino a sopra. Poi a un certo punto questa strada sterrata diventa asfaltata. E sto parlando piano perché qua molte volte ci sono avvistamenti di animali e voglio evitare che scappino se li vedo. Poi arrivo in un paese, dal paese mi faccio 4-5 km e mi torno indietro. Mi torno indietro e poi inizio di nuovo facendo altri percorsi, ma rimanendo stavolta all'interno della foresta, no, non esco più per la... esternamente. Rimango sotto i boschi, che è ancora meglio, perché fra poco se esce il sole chissà come ci batte. Ecco, questa è la discesa che è un po' criminale, sono dei punti che scivola molto. Ecco qua, sono sceso in questa vallata, vediamo, non vedo, per il momento non vedo animali. Purtroppo no, a parte che ormai già lo conosco e già lo conoscete anche voi. Non voglio fare video troppo lunghi perché sennò sto sempre a fare video. È giusto per avere anche io un ricordo, ma poi è esagerato. Come sempre non pianto, dico tono queste cose. Adesso me ne vado in quella foresta laggiù. Guardate quanto è grande sta foresta. Io sono sceso da là. Guardate quanto è lunga, e adesso io vado laggiù. Qua, se non state attenti, potete quasi perdere. Dico quasi perché se non si lascia in sentieri, però c'è sempre qualcuno che gli piace andare fuori sentiero, avventurarsi. Io pure lo faccio, però ci sono i cartelli di non farlo specialmente sopra, lato di sopra, per evitare pure di incontrare brutti animali. Ecco qua, vedete? Da qua in poi, guardate qua, c'è questa lunga strada che adesso mi vado a fare. Sto addentrando nella seconda foresta. Allora, qua forse è la zona, non so, si chiama Cornesega, bel nome. Ispira molto. Andiamo a leggere l'altro cartello. Una volta qua stava un cartello che indicava che a un certo punto si entrava nel Friuli, poi è sparito. Vediamo questo cartello, se è un pericolo. Che cos'è? Quando venite in Trentino e in Veneto è meglio sempre leggere tutti i cartelli, perché molte volte sono avvisi di pericolo, taglio piante oppure alberi pericolanti. È meglio leggersi sempre tutto per evitare problemi.
Praticamente qua rilasciano. Questo è lo stesso, è un bel posto. Questo non mi ricordo se l'ho scoperto là, mi sembra il secondo anno l'ho scoperto questo posto. Il primo non lo conoscevo, da come stava scritto sul cartello che sono stati rilasciati animali per esperimenti scientifici, cioè forse per la ripopolazione. E dopo devo andare là, voglio andare un attimo. Vado a vedere dopo di là. C'è un sentiero di là che non ci ho mai fatto caso. Voglio vedere dove va. È per la ripopolazione forse dei boschi. C'è scritto assolutamente di camminare sempre sul sentiero, perché è un'area videosorvegliata. Potrebbe essere vero perché è facile. L'università mi sembra di Udine. Avevo letto bene. E allora vuol dire che già sono nella parte del Friuli qua. Ci sono strane cose, non so a cosa servono. C'è uno strumento in imbuto laggiù, non so a cosa serve. Forse rimane il cibo per gli animali. Comunque fanno esperimenti per vedere se possono ripopolare i boschi. E adesso, perché ti è assolutamente vietato lasciare i sentieri. Qua fanno sul serio, ho appena visto le telecamere. Ma questo è sempre la stessa cosa. È un pezzo che hanno fatto. Infatti ho visto, effettivamente ci sono veramente delle telecamere. Vedevo una cosa strana, c'è una pianta. Non so come fanno, se le batterie si. C'è un pannello solare che si ricarica, non ho idea sinceramente come fa a funzionare. Questa invece è l'area di ripopolamento delle piante. Guarda, come sono cresciute in un anno. L'anno scorso erano molto basse. Questo in pratica, praticamente, non so per quanti anni si rimarrà recintato, stanno ripopolando tutto. Vedete queste piante come sono alte? Queste qua per il momento devono essere basse e rimangono così. Perché sennò gli animali, vedi? Che brutti versi. Stiamo diversi gli animali. Vediamo bene. Praticamente quando la pianta è sufficientemente inizia a diventare molto più col tronco grande, vengono tolti i recinti e le piante continuano a crescere su. Se adesso lo aprono, gli animali vanno a rosicare vicino e li rovinano. Da qui in poi non si può più proseguire, vedete? Ci hanno fatto un cerchio che ti fa tornare indietro, ma ritorni là solo per fare una passeggiata. È altrimenti vietato andare in questi boschi, cioè il fatto che adesso hanno messo gli animali. Io qualche volta mi sono pure infilato di là. Mamma mia, quanto è brutto. Sto sentendo un sacco di rumori strani. Qualche volta sono pure andato di là, però diciamo che sono posti che sono vietati, non si può andare, sia perché per gli animali che possono, ci possono essere animali pericolosi, sia perché stanno facendo ripopolamento. C'è un verso di una cornacchia, però ho sentito anche qualche altra cosa. Non riesco a capire. Allora, ho cambiato. Invece di uscire fuori, ho trovato questo sentiero, si chiama Sentiero A. Sto facendo solo quattro passi. Curiosità di vedere dove che va. Poi mi torno indietro. Vabbè che c'è tutta la giornata di tempo. Fino a stasera, voglio di camminare. Però ci devo andare cauto, più lentamente possibile, per non rovinare i piedi, che domani c'è una grande escursione.
domani zaino e spalla più grande. Faccio almeno 3 ore di viaggio per arrivare in cima alla montagna che mi interessa. Prima faccio un'esplorazione dei tunnel della guerra. Andiamo a vedere che c'è scritto su quel cartello, ma mi fermo lì e adesso c'ho altri interessi. Capita purtroppo che durante i tragitti escono sentieri che non conosci e se te la metti a fare tutte, poi fai una marea di chilometri in più. Vedete quanto è lungo questo sentiero, devo andare oltre a quelle piante là, devo fare tutto un giro attorno qua, devo andare dall'altro lato, c'è un paese, sono una decina di chilometri a piedi più o meno. Guardate che strani attrezzi usano qua per le mucche, per quando devono mangiare, specialmente le più piccole, invece di andare a brucare per i prati, c'era... ci mettono il fieno all'interno e man mano loro se lo tirano. Io inizio a camminare, se il percorso è ancora molto lungo, inizio a vedere qualche baita. Mucche, mucche, andiamo a vedere che cosa dicono. Stanno facendo colazione. Stanno facendo colazione, stanno bevendo. Vedete come sono belle? Ah, quello c'ha la coda nell'acqua. O stanno facendo una riunione, perché non ho capito che stanno combinando. Stanno tutti fermi allo stesso posto, non ho capito perché. Forse stanno aspettando qualcuno che li porta in giro. Ecco qua, da qui in poi devo fare ancora sui 6 km a piedi. Sono quasi arrivato al paese. Questa è una strada che fa solamente chi deve andare nelle baite. Non è una strada, diciamo, pubblica a tutti. Non ricordo sto paese come si chiama. Vedete che foresta. Oh, la batteria quasi scarica, non vedo l'ora di tornare in macchina. Forse mi metto a caricare. Da queste parti sono piccoli paesini, piccoli borghi. Museo dell'uomo in Vansiglio. Adesso sto sulla strada principale, da qui in poi devo fare molta attenzione, è molto pericoloso. Mi devo fare ancora questa vallata fino a metà, poi mi devo buttare di là. Adesso ho trovato una panchina, mi fermo per una pausa. Vedete che differenza, chissà come mai. Da questo lato qua la foresta è tutta spoglia, tutta secca, strana.
o ha subito qualche incendio. Di qua invece tutta verde. Strano. Guardate qua. Questa è tutta la piana del Canziglio, si chiama. Qua fanno pure ottimi formaggi che ho provato. Mi devo fare altri. Sono 10 km, adesso devo passare in mezzo a una strada dove giocano a golf. Non dovrebbe starci pericolo perché comunque è una strada pubblica. Hanno fatto in modo che quando tirano le palle vanno all'altro lato, non passano da una strada all'altra. Io non avevo mai visto una palla da golf, non avevo mai sentito rumore. O è micidiale se ti colpisce una palla da golf. Sembra che il materiale tipo, non so, alluminio o qualcosa, è pesante e se ti arrivi in testa ti ammazza. Adesso capisco quando fanno vedere i film di camorra che colpiscono con le palline da golf. Bestiale. Adesso devo fare qua un altro 20 km su questa strada. Rientro dentro. Altri 2 km. Altri 2 km dove sta andando quella macchina. Non so se si vede. E devo arrivare laggiù dove sta quelle casette, grosso modo. È iniziato il mio secondo giro. Stavolta mi arrivo a destra, no? In questo impiglio e mi butto proprio nella foresta più fitta. Da qui si va nella foresta il lato più fitto per tanti chilometri. Guardate come è caratteristica questa foresta. È piena di pietre, tutte ricoperte di muschio sopra. Di qua adesso cammino per un po', poi ci sono alcune salite. Ma quando odio la gente che viene in montagna a fumare, cioè i soliti coglioni, rovinano la loro salute, che tu vieni in montagna per prendere un po' di aria e poi fumi. Eppure chi passa che deve respirarsi il suo fumo. Guardate qua. Mamma mia che fresco che sta. Tra poco arriverò in un punto. Guardate qua. È uno spettacolo. Tra poco arriverò a un punto, sempre se non è occupato, che c'è una bella panchina e mi vado a sedere per un po' su questa panchina, riposarmi un poco e fare un altro spuntino. E c'è anche un'altra cosa. Qui mettono le casette per gli uccellini. Abbiamo un giardino botanico. Vedete?
Non so che uccellino riesce a entrare in quel buco. Dove sta quella cosa di legno? Dovrebbe starci una panchina. Se non è impegnata e se faccio presto, mi sto una mezz'oretta da sopra. La panchina è libera, così finalmente faccio una pausa, come dico io, che fino adesso non sono riuscito a fare una pausa. La prima pausa deve essere su un tronco che ci sta da anni, e sparito il tronco in Friuli. Poi mi sono fatto una pausa sulla strada asfaltata, sulla panchina dei pullman, e adesso questa qua, questa deve essere la mia seconda pausa. Ricomincio la mia avventura, riparto e adesso mi infilo nella foresta veramente fitta. Sono in cerca di cose belle. Peccato che non ci sono animali, non ho visto niente fino adesso. Guardate che bosco. Tutto relax. Sto iniziando a frazionare l'acqua perché c'ho solo 1,5 litri di acqua e deve durare fino a stasera. Purtroppo ogni tanto passano le persone, io preferisco sempre immergermi nei punti dove la gente ha paura di andare. Solo che qua è meglio evitare di buttarsi nel bosco. Comunque hanno fatto un bel lavoro, fortunatamente adesso man mano che cammina si allontana dalla presenza di bambini, macchine, aria picnic e cose varie. Si entra sempre più dentro, ma fra poco si esce di nuovo fuori e mi devo infilare. Esco fuori di nuovo, aria picnic, e poi mi cerco di infilare di nuovo nella foresta. Purtroppo così è stato fatto questo percorso. Sono tante persone, tanti amici che mi contattano, sono invidiosi qua e là, ma quando gli faccio la proposta di portarli pure gratis in questi posti, quasi quasi non vogliono camminare, vogliono venire in questi posti, però non vogliono camminare, non si vogliono stancare. Sono arrivato alla fine del percorso e mo dovrei cominciare un altro. Poi, alla fine dell'altro percorso, mi fermo, trovo, spero, qualche posto tranquillo, me ne vado a mangiare anch'io. Un panino, già l'ho fatto fuori, un panino. Gesto sull'altro percorso, questo l'ho fatto una sola volta fino adesso. Questo è molto bello perché ci sono vari cartelli che indicano tutte le cose che ci sono in questo posto. Adesso vi faccio vedere che bella salita. Ma
finalmente ho trovato un posto che per il momento non ci sta nessuno. Perché a quest'ora stanno tutti quanti a mangiare. Questo è un sentiero abbastanza lungo dall'area picnic. E quei pochi che ho trovato, li ho trovati che stavano tornando indietro. Perché adesso si buttano tutti a mangiare. Invece continuo a camminare per un bel po'. Dopo voglio vedere. Devo vedere se riesco a fare senza interrompere la mappa. Quanti chilometri sono a piedi per salire in quella montagna? Non dovrebbe essere difficile perché ho visto che praticamente ci sta una sbarra di ferro davanti dove voglio andare io e inizia questa strada forestale. Perciò non dovrebbe essere difficile. Ah, ecco qua, sta finendo il bosco. Adesso vi faccio un bel percorso in un sentiero con un po' di sole. Come si fa a non piacere a delle persone che non piacciono questi posti? Vedete qua. È un inganno questo bosco, anzi questa foresta è qualcosa di spettacolare, veramente molto 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 bello, almeno per me. Poi ci sono persone che non gli piacciono, persone che odiano la montagna. Com'è bello, ci sono dei boschi qua. C'è qualche animale che sta rosicando, o qualche scoiattolo che sta rosicando sulle piante. Noi, anche noi, abbiamo in Campania, in alcune zone, abbiamo boschi del genere, anche se questo è molto più grande. Però purtroppo non vengono aggiustati, perché sennò. Perché se no si stava bene pure qua. C'abbiamo un sacco di cose qua, solo che molte volte sono i cartelli, non si può lasciare la strada perché ci sono delle voragini naturali. Delle voragini naturali sotto il bosco. Vi faccio vedere una cosa. Non si potrebbe, però vi voglio far vedere il bosco. Alcuni punti se ne può scendere il terreno, oppure il mio viso si trova delle voragini naturali che uno non se ne accorge e ci va a finire dentro. Qua sto uscendo fuori. Andiamo a vedere cosa ci sta di buono di qua. Allora, ho trovato un sentiero che sto andando a vedere perché c'è una grotta. Si chiama Sentiero degli Slipari. Non so cosa significa. Allora, ho trovato
posto dove mangiare, un bel posto tranquillo. Questo si chiama Sendero degli Slipari, ma la grotta non c'è là, non c'è l'indicazione, la grotta dovrebbe stare di là. Che mi dimentico che la mia mappa vede i posti al contrario. Poi non ci sono indicazioni. Io credevo che stava a destra, invece la grotta stava a sinistra. E ho visto che c'è un sendero che sale. Dovrebbe stare là sopra. Chissà perché non mettono i cartelli. Forse, dico forse, ho trovato forse la direzione per arrivare a questa grotta. Anche se non ci spero più. Sto seguendo la mappa che non ci sta, sto seguendo il segno sulla mappa. Eccolo, sono appena scivolato. Sto cercando il segno sulla mappa, ma di grotte qua nemmeno l'ombra. Andiamo a vedere. Sto cercando di capire, ma la mappa mi porta al centro di questa vallata, ma per il momento non vedo grotte. Là vedo qualcosa, vedo un buco con un segno bianco-rosso. Ho trovato la grotta, così si può chiamare. Questo è il catasto delle grotte. Vedete, le grotte importanti ci sta. Cioè, è modo di dire importante. Vedete qua? Questo dovrebbe essere una grotta. Esce l'aria fredda da dentro. Ma non so se per loro questa è una grotta. Vuol dire che la grotta di Annibale è una città. Per scendere qua giù ho preso un sacco di scivolate. Per trovare che cosa? Un buco che dicono che è una grotta. Si ritorna finalmente verso la macchina, ma continua ancora. C'è ancora altri percorsi da fare. Che bella scala. Sono arrivato giù a parcheggio. A 150 metri c'è una macchina. Ma io continuo ancora, non mi basta. Sono a 20 km, ma non mi basta. Ho cambiato un nuovo sendiero, ho visto i chilometri che ci vogliono ed è fattibile, anche l'orario è presto, fisicamente mi sento ancora in forma. Me ne vado sulla cima del Monte Cantaglio, una cosa del genere. Vado a vedere che ci sta di bello in cima a questa montagna. Allora, vediamo questo altro sentiero che cos'è. Sentiero Pian delle Stelle. Ci sono, se è pieno di sentieri sto posto. Area Wilderness. Dovrebbe essere Wilderness, non mi ricordo se area relax, non mi ricordo che significa Wilderness. Non so se di là si poteva pure salire sulla cima. Mi sto andando a fare quest'altra salita. Andiamo a vedere cosa c'è di bello qua sopra. Allora, sono sulla strada forestale del Cantaglia. È una montagna da queste parti. In cima, prima della cima, ci dovrebbero stare delle antenne. Non so se fino in cima si può arrivare. E si chiama anche sentiero B questo. Dopo mi vado a fare, se ce la faccio, una volta arrivato al parcheggio, mi vado a fare un piccolo tratto che ho fatto già stamattina, però stavolta passando per i boschi. Vedete? Ogni tanto qua si usano le panchine per far riposare chi fa jogging, corse, trekking. Se ce la faccio, dopo me ne vado di nuovo in Friuli. Vado a fare l'ultimo giro.
fare l'ultimo giro, faccio Veneto, taglio per il bosco del Friuli, risalgo per il Veneto e scendo da questo sentiero, ma l'ultimo tratto giù, un piccolo tratto. Poi arrivo al parcheggio e finisce là. Però questa ultima cosa è futuristica, non so se ce la faccio. Eccola, è futuristica perché questa montagna qua, avevi il dubbio se ci potevo andare o no, però visto che ho detto se è presto, mi sento, ci vado. Quando scendo qua, per tornare al punto di partenza, devo passare nel bosco, però non so se riesco ancora a farcela. Perché mi sa che mentre non faccio questo, torno indietro dove c'è la macchina, vado quasi 30 km. Ma sto bosco sta diventando sempre più bello. Più si sale, più è stupendo. Sto per cambiare di nuovo sentiero. Durante il lungo sentiero ho visto che ci sta fontana, piante e l'erba. Dovrebbe essere abbastanza corto. Vado a vedere, così riempio anche la burraccia che sto con poca acqua. C'è ancora un altro dito d'acqua, però meglio fare scorte se possibile. Solo che adesso si scende, non so per quanto, e poi devo risalire. E dopo aver risalito qua, devo continuare a salire sulla strada là per andare fino in cima a questa montagna. Oggi veramente mi sto facendo un sacco di chilometri. Allora, sono quasi arrivato. Sono nel bosco, è cambiato scenario, bosco diverso. Dopo devo salire, fortunatamente credevo peggio. Ecco, qua c'è scritto fontana, ma vorrei capire se sta fontana dove sta. Mi sa che è asciutto. Andiamo a vedere. Non sento rumore di acqua, non sento assolutamente niente. Mi sa che si è asciugato tutto. Fontana, piante e l'erba. Dove sta la fontana? Ah, questa sarebbe la fontana. Ammazza che fontana. Sì, questa sarebbe una fontana. Hanno fatto anche i cartelli per far arrivare la gente qua. E questa sarebbe la fontana. Sono le 3. Sono ancora in salita. Mi fermo ogni tanto per pochi secondi. Vedete? Sentiero B. Mi fermo ogni tanto per pochi secondi per evitare che mi raffreddo troppo i muscoli. Una volta che si è cominciato a camminare, bisogna camminare, perché se inizi a fermarti ti possono venire pure i crampi. Mamma mia, che relax. Sono quasi in cima. Dopo ti voglio per scendere. Ci vuole un'altra ora solo per scendere. Mi sa che l'ultima passeggiata non me la faccio. Buongiorno. Sono arrivato alla cima del Monte Candaglia. Qua non si può fare niente, non si può campeggiare, non si può mettere, non si può sparare, non si può accendere il fuoco, non si può giocare a bicicletta, motorino, non si può raccogliere funghi, non si possono raccogliere fiori, non si può buttare la spazzatura. In pratica non ci deve venire. Finalmente sto scendendo. Dopo questa passeggiata non credo proprio che continui a fare l'itinerario che volevo fare io.
E fra poco faccio l'ultimo cambio sentiero per cercare di accorciare, tagliare un po' e fare un sentiero naturalistico nuovo. E faccio il giro completo del Cansiglio, quasi. Sto talmente incasinato a girare e a camminare che non mi rendo conto quando sconfino. Adesso sto andando di là, sto praticamente. E da come dice qua, io non lo sapevo, cioè io sto camminando, ma questa montagna che mi sono fatto fa parte del Friuli, non lo sapevo. Ma adesso sto facendo tutto un giro di qua, passando per il Friuli, taglio e poi inizio a scendere un altro sentiero e arrivo al parcheggio dove stavo prima. Sentiero O. No, questa è l'ultima deviazione, sto seguendo questo sentiero O. E sperando che non mi porta a perdere, perché a queste ore è un po' tardi per perdersi. I segnali ci sono, speriamo bene. Il sentiero fa un po' schifo. Attualmente sto ancora in Friuli, fra poco dovrei sconfinare, uscire da questo bosco immenso e arrivare nuovo in Veneto. Oggi ho fatto una cosa proprio particolare. Oggi sono andato in giro dappertutto. Poi mi devo fare, per tornare in macchina, mi devo fare altri 2 km di bosco e poi ritorno in macchina. Poi vediamo in base ai chilometri che ho fatto a quanto arrivo, che oggi sì, se faccio tutti i percorsi continuo ancora fino a tarda sera, supero il mio record. Mamma mia, dove mi trovo? Sto proprio immerso nel bosco più fitto qua. Ogni tanto passa qualcuno, ma non ci assomiglia minimamente al percorso che ho fatto io stamattina, dove ho visto la grotta. Fortunatamente i segnali ci sono sempre. Vedete? 13-18, non so cosa significa. E poi c'è una macchia rossa. Vedete? La tecnica è la stessa, quando ci sono 2 macchie rosse bisogna passarci in mezzo e ti indica il percorso. Ultimo tratto di questo bosco, mi sto unendo al sentiero che ho fatto stamattina. Andiamo a vedere dove esce. Si inizia a vedere la piana del Cansiglio. Mamma mia, 8-18 qua. È stata un'ammazzata totale, cioè i piedi che stanno in fiamme. C'ho ancora forza, ma non voglio fare troppo tardi per non rimanere bloccato nel traffico. E comunque domani c'è una bella escursione che mi aspetta, pesante. Voglio conservarmi un po' i piedi.